Salve a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento con la rubrica Uno sguardo alle stelle. Prima settimana di ottobre, gli astri hanno una compagine planetaria del tutto acquatica. La bella Venere e il complice Mercurio si insinuano in Scorpione a fare compagnia al Saturno serio e solidificante di una lunga e grande passione. Vediamo i 12 come se la caveranno. Ariete. Il cielo dell'Ariete sta romanticamente prendendo contatto con una parte recondita di se stesso e come se attingesse gesta delle forze primigenie, nuove, interiori. Il vostro contatto con il vostro inconscio vi è costato parecchio, dati gli ultimi mesi fatti di grande fatica e di grande mobilità, pratica, economica, lavorativa. Adesso dateci dentro, andate avanti come un treno, ma non dimenticatevi che soddisfare i sentimenti è la parte più importante di questo periodo. In bocca al lupo. Toro. Il segno del Toro sta fortemente centrando il suo interesse dal punto di vista economico. Vuole concretizzare, vuole solidificare alcune posizioni lavorative, affettive, ma anche logistiche. Per esempio, molti di voi Toro avranno cambiato casa, altri ne avranno acquistato un'altra, altri sono impegnati in transazioni d'affari o finanziarie. La tripla opposizione di Mercurio, Venere e Saturno non sarà semplice questa settimana, però rappresenta quel giusto contrasto che vi serve per puntare all'obiettivo e inseguirlo e infine raggiungerlo. Gemelli. Il cielo del Gemelli promette un nuovo viaggio, una nuova avventura, un nuovo trust affaristico che dipende molto dal suo livello sociale. Le vostre relazioni saranno al centro dell'attenzione per tutto quello che riguarderà una buona riuscita lavorativa. Sfruttate ogni occasione, soprattutto anche se siete stanchi, non perdete neanche un minuto, andate dritti alla meta. In amore intanto si riprendono antiche pratiche intime che avevate un po' trascurato. Cancro. Il cielo del Cancro è quanto mai fortunato. Venere, Mercurio, Saturno e Giove sono tutti dalla vostra parte. Con una compagine planetaria così importante non potete sicuramente perdere. Fate semplicemente attenzione però a Marte. Ecco, vedete, è proprio nel sentimento che il vostro obiettivo sembra concretarsi. Ma non commettete l'errore di reiterare vecchi ed antichi sbagli che potrebbero ancora una volta mettervi in una posizione di disagio con il partner. Intanto, al lavoro, dateci dentro, perché è una configurazione talmente fortunata che potrebbe segnare la svolta della vostra carriera pratica. Leone. A proposito di carriera, i più ambiziosi dello zodiaco in questo periodo hanno deciso di varare una strada nuova, intraprendere una nuova attività, valutare nuove direzioni, collaborazioni altre, amici che diventano soci, nuova gestione del vostro tempo, dei vostri spazi. Molti di voi decideranno di rendersi indipendenti. Sicuramente il cielo più adatto per fare una trasformazione del genere. Badate bene però che non sarete esenti da un livello d'ansia notevole. Anche per voi una tripla quadratura dei pianeti in Scorpione vi porrà sotto un livello di stress notevole, ma andate dritti alla meta e soprattutto progettate per la vostra realizzazione a lunga scadenza e nel giro di 2 anni che si vedrà la vostra completa realizzazione. Vergine. Periodo di assoluta rivalutazione di tutto intorno a voi, sia degli affari pratici, economici, legali, lavorativi, ma anche e soprattutto nelle vostre relazioni sociali, dove sarete costretti più o meno a ridimensionare la stima, l'affetto, la dinamica di relazione che avete con più di una persona. Non vi siete sbagliati, ma probabilmente alcuni dei vostri rapporti hanno subito delle trasformazioni che non siete riusciti a reggere. Cercate quindi di ritrovare il senso verso nuove direzioni. Apritevi all'amore, alla complicità, alla socializzazione. Forse una nuova passione, un nuovo intrigo potrebbe essere all'orizzonte. Sgranate gli occhi. Bilancia. Il segno della Bilancia sembra aver raggiunto una pacificazione, una solidificazione dei suoi obiettivi, dei suoi risultati, veramente molto ma molto gratificante. Adesso non dovete fare altro che curare la vostra vita, il vostro livello psicofisico, il vostro corpo, la vostra estetica, la vostra maniera di fare. All'orizzonte si profilano grandi affari economici. Cercate però di prendere tutto con calma, di progettare a temps perdu le cose che magari andrebbero fatte con cura. È un momento in cui il relax e la quantità affettiva giocheranno ruoli essenziali per il vostro benessere. Vivete la vita con comodità, senza un obiettivo preciso, e giorno per giorno accontentatevi di quello che avrete, ma guardando al futuro con occhio ambizioso.
Scorpione. Il cielo dello Scorpione alberga ben tre pianeti: il grande Saturno, che da molti mesi è già nei vostri gradi, il furbo Mercurio e la bella Venere. Con un cocktail così esplosivo potreste cementare un amore che durerà per almeno 3 anni, la solidificazione o la svolta della vostra dimensione affettiva. Ma anche lavorativamente sembrate molto ma molto fortunati. Ricordate pure che godete di un trigono di Giove, per cui affari, investimenti, proposte di lavoro che vi obbligheranno anche a essere più mobili o a cambiare città saranno tutte probabilissime. Non dovete essere resti nel cedere alle lusinghe di un nuovo corteggiatore, di una nuova corteggiatrice, perché al vostro orizzonte si profila un amore inaspettato, nuovo e decisamente sconquassante di tutte le regole che finora vi siete dati. Sagittario. Il cielo del Sagittario si riprende in istinto, forza e creatività. In questi mesi è stato lungo e grande, impegnativo il lavoro che vi ha visto soprattutto impegnati a livello familiare, affettivo, con i vostri legami, con la vostra capacità di comunicazione. Un certo stato d'ansia, di stress potrebbe essersi impadronito di voi, ma ora finalmente sembra cominciare un'estate posticipa e le vostre vacanze, le vostre ferie mentali da tutto questo stress sembrano finalmente una realtà. Cercate di stare calmi e sereni, il vostro futuro vi riserva delle cose bellissime, c'è un notevole aumento della passione, una grande consolidazione del legame con il partner. Tutto sembra molto fortunato, al lavoro avrete delle sorprese veramente molto ma molto creative. In termini economici siete tra i più fortunati dello zodiaco, se solo saprete giocare con furbizia le vostre carte, chiedete consiglio ad un amico del settore. Capricorno. Il cielo del Capricorno sta assolutamente svettando assieme a Leone e a Scorpione come il più importante nello zodiaco per tutto ciò che riguarda la carriera, la realizzazione professionale. Tutto sembra a vostro favore, giocherete un ruolo essenziale, cruciale quasi, nelle decisioni familiari, economiche e soprattutto anche al lavoro. Se siete liberi professionisti è la scalata al successo che vi attende, se lavorate con dei soci probabilmente una vostra idea diventerà colonna portante di un progetto ad ampio raggio. In amore siete ancora però un po' confusi, tutta una serie di contraddizioni planetarie vi portano sì a ripensare al passato, ma non è solo uno il passato con il quale dovrete avere a che fare, sono tanti. Cercate di guardare al futuro invece e fatemi un'idea di ciò che veramente vi serve per stare bene e felicemente da un punto di vista affettivo. Del resto, non solo di lavoro vive l'uomo. Acquario. Finalmente fantasia e creatività rientrano nei vostri gradi e questa sarà una settimana tra le più difficili dell'anno, proprio perché una tripla quadratura di Mercurio, Venere e Saturno è contro di voi. Si aggiunge pure l'opposizione di Marte e Leone, che non sarà semplice da controbattere. Sarete nervosissimi, ma questo non è una novità nel vostro segno zodiacale. Purtroppo però dovrete fare pazienza e non potete permettervi, secondo le stelle, di esplodere in aggressività o in risposte al momento sbagliato. Aggressivamente cercate di sedare la vostra ira. Per tutto il resto questo stato di cose vi porterà ad una tensione creativa, artistica, soprattutto se fate lavori inerenti a questi campi, veramente molto ma molto interessante. Cercate di spingere i vostri progetti al di là di questo mese che sarà un po' tortuoso e difficile. Intanto incaverate di nuovo una forza talentuosa e creativa da fare invidia. Pesci. Il cielo dei Pesci è uno dei più supportati, dei più fortunati, dei più caldeggiati di tutto lo zodiaco. Tutta la compagine planetaria che gioca nei segni d'acqua è tutta a vostra disposizione, allora lanciatevi nell'amore, nel lavoro, negli affari, in qualunque tipo di impresa con grande entusiasmo. Tutto vi riuscirà benissimo. Si segnala però un certo grado di inquietudine, una certa smania, che a volte potrebbe essere tentatrice. Cercate di non fare i diavoletti, neanche gli angioletti se per questo, ma mirate all'obiettivo. E qualunque esso sia, perseguitolo con costanza e forza, vedrete che gli astri vi regaleranno il più grande successo. Grazie per avermi ascoltato, vi rinnovo il nostro quotidiano appuntamento sul web con l'oroscopo di Marco Amato e come ogni settimana in onda su Video Regione.